Nell'evoluzione di Internet, e questa è stata una riflessione importante, messa in evidenza proprio nella giornata che, è stata importante per celebrare i 50 anni di Internet, proprio nella sua evoluzione, certamente non mancano, dei punti, di attenzione, non manca un rovescio della medaglia, perché dai principi iniziali, no? Dal fondamento di condivisione, di primato della conoscenza, dello scambio della conoscenza, dell'apertura e della possibilità anche di rendere accessibile a tantissime persone contenuti di conoscenza, da quel principio informatore, da quel principio. Internet è diventata anche una cosa diversa e adesso vedremo alcuni aspetti che certamente fanno riflettere, e sui quali, penso che sia importante, per il mondo, un po' per noi che lavoriamo certamente su queste tecnologie, ma un po' per tutti, anche a livello politico, di ragionare, a quelli che possono essere dei correttivi. In effetti, per tanti anni ci siamo interrogati su come monetizzare, no? Lo dicevo prima, su come monetizzare questo accesso a internet, questa disponibilità di tanta base informativa, di tanta condivisione, come poterla monetizzare. Effettivamente, da una parte, alcuni soggetti, cioè gli operatori di telecomunicazioni, sono stati, come dire, portati a fare sempre più investimenti perché il traffico di accesso, il traffico di navigazione andava aumentando in maniera esponenziale. Pensate quando è cominciato a entrare il video, no? Nelle modalità più efficaci di rappresentare le informazioni e scambiare le informazioni in internet. Ebbene, da una parte quindi tantissimi investimenti, dall'altra ovviamente chi effettivamente poi andava concretamente a monetizzare il successo strepitoso, straordinario che internet andava avendo su chi gli utilizzatori, no? Su tutti noi. E questa monetizzazione passava inizialmente sulla pubblicità. Anche oggi il grosso diciamo degli introiti del mondo internet è guidato dalla pubblicità, sia pubblicità più generalizzata, sia pubblicità sempre, sempre più polarizzata, sempre più one-to-one, sempre più puntuale e precisa sui gusti, sulle tendenze di ciascuno di noi come persone. Evidentemente come aziende, ma insomma, diciamo molto molto focalizzato, no? E questo ha significato per tutti noi un principio, no? Che tutto quello che ci sembra di fruire in maniera gratuita, no? Se tutto questo è gratis, vuol dire che il prodotto sta da qualche altra parte e guarda caso, il prodotto siamo noi stessi. E questa è una prima considerazione importante che a livello politico, a livello della governance, appare oggi sempre più chiaro. Il secondo punto fondamentale è che, ancora una volta, mi rifaccio ai fondamenti di chi ha creduto e chi crede in questo straordinario strumento di condivisione che è internet. E, diciamo, il fatto di poi, come dire, concentrare i ricavi, diciamo la valorizzazione, la monetizzazione su alcuni ben precisi aspetti, ha poi portato a grandi concentrazioni sui player, quindi sui soggetti che utilizzano effettivamente, che sono quindi i champions che utilizzano
al meglio le tecnologie e il business model di internet e tali soggetti sono cresciuti a dismisura. Mi riferisco, li vediamo insieme sulla sinistra di questa rappresentazione, quindi Amazon, Facebook, Google, Netflix, Microsoft, Apple e pochi altri. Sono oggi i padroni incontrastati del web, i padroni incontrastati del digitale. A questi, ovviamente, che sono ovviamente tutti quanti di natura, nascono negli Stati Uniti, si stanno affacciando altri in altre nazioni, Alibaba, in Cina piuttosto che WeChat, eccetera. Ma la cosa importante è che probabilmente questa evoluzione, quindi di internet, del mondo del web, non è stata in grado, no, di mantenere la pluralità dei soggetti che competono, che si, diciamo che traggono vantaggio, competono, innovano su questo mercato. Quindi oggi abbiamo una situazione dove pochi soggetti sono probabilmente troppo forti. Sono probabilmente troppo grandi e sono probabilmente troppo concentrati. Racconto sempre il tema di Amazon, tra l'altro tutte quante queste sei realtà sono straordinarie, no? Dal punto di vista tecnologico sono iper straordinarie, super straordinarie, dal punto di vista di come concentrano i talenti che vanno a lavorare per queste aziende, come alcune più in particolare dedichino molto tempo all'innovazione, alla creatività, no? Più chi meno, ma insomma questo è un punto importante. Quindi da questo punto di vista tanto di cappello, no? Racconto sempre il tema di Amazon, no? Che certamente nacque sull'e-commerce e in particolare su un e-commerce molto specifico che era quello, ricordiamo tutti, quello dei libri e poi da quello negli ultimi meno di 10 anni ha fatto una evoluzione davvero impressionante. E questa evoluzione davvero impressionante, quindi che si accompagnava a un valore di capitalizzazione dell'azienda altrettanto impressionante, questo è vero sia per Amazon che per Microsoft, che per Apple, un pochino meno oggi per Facebook e ovviamente crescente per Netflix. Questi valori di capitalizzazione, vicini oggi al miliardo, scusatemi, vicini al triliardo, nel senso a 1.000 miliardi di dollari. Ebbene, questa capitalizzazione è vicina, insomma, insieme a queste tre che hanno questo tipo di capitalizzazione, che sono appunto Apple, Microsoft e Google, fanno molto di più, quasi 3 volte, insomma, il PIL del nostro paese, quasi più di 2 volte, scusatemi, il PIL del nostro paese. Quindi questa è davvero molto, molto importante. Ma ripeto, quello che a me e che a noi dovrebbe stupire è che effettivamente queste aziende si muovono su tantissimi settori, su tantissimi segmenti, con anche consenso da parte, o almeno un non dissenso da parte degli antitrust, delle organizzazioni antitrust, che fa stupire. Quindi Amazon si muove nell'e-commerce, ma diventa il soggetto principale del nuovo mondo del cloud e quindi dell'offerta dell'informatica a consumo, diventa un soggetto estremamente importante nella consegna postale, diventa un soggetto assolutamente importante non solo se nell'e-commerce alimentare, ma anche nel mondo dei supermercati, diventa un soggetto estremamente importante nella distribuzione dei farmaci. Adesso potrei andare avanti, ma in effetti, se vediamo questo, che cosa porta? Porta che il consumo di internet, più del 50% del consumo di internet,
è fatto con questi soggetti, no? Quindi vedete 37% YouTube, Facebook 8% e altri evidentemente che portano quindi circa al 50% l'utilizzo internet soltanto da questi soggetti. Crescono anche altre applicazioni come le applicazioni delle smart appliance, quindi in casa, e crescono anche applicazioni che raccontano la nostra vita in immagini. Quindi attenzione, questo è quello che sta avvenendo. E quello che sta avvenendo, e quindi seguo questo fil rouge insieme per vedere il rovescio della medaglia, perché oggi è di quello che adesso è di quello che stiamo parlando, porta anche ad alcuni eccessi sull'uso delle informazioni. Quindi abbiamo detto prima un tema di concentrazione, poi un tema di uso delle informazioni. Da un lato il web lo vedete sotto con queste tre suddivisioni del web come web emerso, no? Il web che conosciamo tutti noi, il web più profondo, il deep web, e il web più pericoloso, il dark web, sono tre livelli di utilizzo di internet, di cui effettivamente, come ripeto, alla luce del sole c'è soltanto il primo, che è soltanto, raccoglie, si stima, soltanto il 4% delle transazioni, delle navigazioni, delle richieste di informazioni, soltanto il 4% del totale che viaggia su questo mondo appunto del web. E pensate invece ben il 6% di questa quantità è dedicato al web più pericoloso, quello dove passano evidentemente traffici di droga, dove vengono veicolate informazioni sostanzialmente illegali e vengono scambiati dati che è proibito evidentemente scambiare. E poi un'altra importante cosa che ogni giorno che sta passando sta diventando più critica, no? E quindi il problema del pericolo per le democrazie dovuto al fatto a quello che noi oggi chiamiamo manipolazione delle informazioni, no? Le fake news, no? Evidentemente, che sono sugli occhi di tutti, sia a livello nostro italiano, ma ancora di più a livello internazionale. Il caso di Cambridge Analytica ha fatto scuola. Informazioni su milioni e milioni di cittadini, in quel caso statunitensi, sono state vendute, in questo caso prese dalla piattaforma Facebook, e vendute per poter orientare meglio campagne elettorali. Oggi sappiamo che c'è del professionismo, no? Sulla generazione di notizie false, sulla generazione di profili falsi sui vari social, sulla elaborazione di teorie che sembrano consistenti e con le relative news, che poi invece si rivelano assolutamente prive di senso, prive di significato. Quindi certamente è un punto di attenzione importante. Allora, noi dobbiamo orientare la nostra evoluzione, anche la nostra capacità tecnica, a quello che chiamiamo restoring the truth over the internet, cioè dobbiamo ricreare diciamo, un profilo credibile nel mondo di internet, no? Che oggi tale credibilità è stata in parte persa. E come possiamo fare? Certamente io qui indico tre aspetti tecnici, no? Ma non è soltanto un tema tecnico, no? Magari fosse così, si risolverebbe in un baleno. E il tema è più profondo. Però vediamo un attimo gli aspetti tecnici sui quali dobbiamo riflettere, dobbiamo veramente davvero procedere per
ripristinare la credibilità su internet. La credibilità si ripristina sia evitando le manipolazioni, sia evitando che vi siano soggetti troppo potenti, troppo forti, che operano quasi esclusivamente da soli in questo mondo. E allora, a mio avviso, sono tre le cose da riflettere. Il prima è il primato della privacy. Tempo fa, diversi anni fa, l'additavamo come un qualcosa di inutile, no? Un legaccio che mal si accompagnava appunto alla condivisione della conoscenza appunto nel mira di internet, anche alla condivisione del nostro mondo, nei nostri profili social, no? Che certamente poi in una prima fase di questa evoluzione social ci faceva stare di più, sentire di più in una comunità, no? Oggi addirittura può essere ancora in qualche modo è così, ma in qualche modo è anche molto diverso. Bene, la privacy, come primato della privacy, l'Europa ha fatto in questo senso una importantissima innovazione con il GDPR, quindi la General Regulation sulla privacy a livello europeo. È diventata legge, è diventata attuabile, è diventata attuativa, e che si basa quindi su due principi molto importanti. Ovviamente le informazioni vanno utilizzate secondo legge e con trasparenza, i propositi con cui utilizziamo le informazioni personali devono essere limitati allo scopo per cui sono raccolti i dati, e non ovviamente avere mille altri scopi che non sono noti al momento dell'uso di questi dati. I dati devono essere minimi, i dati personali devono essere minimi, indispensabili per le varie necessità. Bisogna curare l'accuratezza con cui vengono quindi indicati questi profili informativi, la limitazione sia in termini temporali che in termini spaziali della loro memorizzazione, la confidenzialità ovviamente e l'integrità con cui vengono raccolti, confidenzialità e integrità che si basano sul consenso e sull'accountability, sul consenso al rilascio di queste informazioni, consenso esplicito, assolutamente informato e necessariamente rinnovato nel tempo. Ecco, questo è il GDPR, e questo ha fatto scuola e sta facendo scuola nel mondo, perché è uno degli antidoti più importanti a quanto dicevo prima come punto d'attenzione. Il secondo aspetto riguarda la security, e quindi la cyber security. Certamente il mondo del web sta permeando molti business, no? Quindi con l'internet delle cose, lo vedete nella parte centrale di questa figura. Con l'internet delle cose permea la sanità, quindi la sanità digitale, permea quelle che sono il mondo dei media, il mondo delle smart grids, le città, e le fa nostre fabbriche, i nostri centri produttivi. E quindi effettivamente la security è importante per dare a tutto questo una consistenza. Il terzo, che è quello più distante ovviamente nel tempo, privacy e security ormai sono entrati nei progetti web, sono entrati nel web ovviamente come fattori ormai integranti. La terza riguarda invece la blockchain, questa innovazione della blockchain. Io dico sempre su questo punto, non ho adesso modo di approfondirlo, però dico sempre che io vedo in prospettiva la possibilità di sostituire la platform economy, che tanto oggi va in maniera importante, con la blockchain economy. La platform economy è centralizzata, c'è un soggetto che guida, che è il Deus ex machina nei rapporti tra chi ha bisogno di informazioni e chi invece le mette a disposizione, tra chi ha bisogno di servizi e invece chi ne coagula
l'utilizzo da parte di chi eroga i servizi, quindi dalla platform economy passare a una blockchain economy, totalmente distribuita, credibile, con modalità che esulano dall'intermediazione di un solo soggetto. Bene, privacy, cybersecurity e blockchain sono tre dei possibili antidoti a quello di cui abbiamo discusso precedentemente.